Pasqua amara per il Sansepolcro che trova la sconfitta contro Romagna Centro. La formazione in completo arancione evidenzia tutti i limiti in tutti i reparti e subisce il 3-1 finale dopo essere ancora una volta passata in vantaggio. E quella che doveva essere la partita della ripartenza, che oltre ai tre punti avrebbe dovuto portare entusiasmo, affonda invece il Sansepolcro nella paura ed il baratro della retrocessione è sempre più vicino. La partita è vivace fin dalle battute iniziali perché dopo soli 28 secondi il Romagna Centro è pericoloso con Casadei che si libera in aria, scarica il destro ma il portiere del Sansepolcro David neutralizza. Al quarto minuto passa in vantaggio la formazione della Romagna Centro con Casadei, ma la bandierina dell'assistente è alta, segnalata la posizione di fuorigioco e gol annullato. Passano 30 secondi e sul capovolgimento di fronte Mortaro ha la palla del possibile vantaggio, ma la sua conclusione è fuori di poco. Al 22esimo il diagonale di Zammarchi del Romagna Centro esce non di molto alla sinistra di David. Due minuti dopo il Sansepolcro passa in vantaggio con Piccinelli che a centro aria gira in porta dopo che Mortaro aveva provato la deviazione. Sansepolcro in vantaggio, la gioia però della formazione Biturgenze dura solamente 3 minuti perché il primo campanello d'allarme squilla al 25esimo sugli sviluppi di una punizione, il colpo di testa di Bagatti con il portiere David del Sansepolcro che si supera e riesce nella deviazione in calcio d'angolo, ma un minuto e mezzo dopo deve capitolare. C'è il tentativo da prima di Alagia del Sansepolcro che non colpisce bene la palla, ma sul tentativo veloce di capovolgimento di fronte il Romagna Centro pareggia con la deviazione aerea di Casadei ed è l'1-1. Al 30esimo Bonfini entra malamente su Casadei e provoca un calcio di rigore. Si impegna Lo Russo dal dischetto che con il sinistro batte il portiere David e il sorpasso della Romagna Centro sul Sansepolcro è servito. Si va al riposo sul vantaggio della formazione romagnola e nella ripresa al 18esimo c'è la bella conclusione di Alagia in diagonale per il Sansepolcro, ma la palla è fuori di poco. Al 26esimo sul rapido contropiede della formazione romagnola con una triangolazione veloce mette letteralmente in porta Tola che realizza il 3-1 finale. C'è giusto l'emozione al 36esimo di vedere ancora in contropiede il Romagna Centro con Braccini, il suo tiro potente è però centrale, David blocca. Finisce con la vittoria della Romagna Centro per 3-1.